Bentornati su Retroplay. Questa volta giochiamo a Black Belt, anzi è l'angolo delle sfide, perché stiamo facendo una sfida che ci ha proposto Retro Giochi con Marco, sì, che di recente ha cambiato nome. Questo è un gioco di arti marziali Black Belt di cui ho già parlato, perché in realtà questo è il gioco di Kenshiro, ok? Ne ho già parlato, in Giappone questo gioco si chiamava Okuto no Ken, il gioco di Kenshiro. Nella versione occidentale invece l'hanno cambiato, l'hanno trasformato in un karateka generico, hanno cambiato un po' di grafica e così. Allora, andiamo a giocare. Eccomi qua, sto registrando in condizioni non ottimali, quindi perdonatemi se faccio qualche casino, eh. Comunque, il gioco somiglia un po' a Kung Fu Master. La figata è che, vedete, somiglia un po' a Kung Fu Master, vedete, diamo gli schiaffoni e i nemici vengono distrutti in mille pezzi, perché giustamente Kenshiro c'aveva sto potere, no? Con la tecnica della sacra scuola di Okuto, poteva distruggere, letteralmente fare a pezzi, fare esplodere i nemici, esattamente come accade qui. Anche se questo qui non si chiama Ken, si chiama Riki, però gli hanno tenuto la K, c'è da dire, almeno quello. Ma questo mi sta lanciando le ascette, sto figlio. Ok, l'abbiamo sfondato. Allora, per prendere i bonus in alto bisogna premere giù, su e giù più su per fare il salto alto. Altrimenti fa il salto basso, che è tipo questo, che basso, è un basso a prendere la roba. Ok. Come vedete, dicevo, il gioco somiglia molto a Kung Fu Master. Però di figo c'ha che sul fondale, vedete, c'è tipo un parallasse infinito, che in pratica sui... il terreno è fatto, c'è sta tecnica del parallasse infinito. Qua c'è un tizio, vedi, somiglia anche un po' a Yar Kung Fu, perché c'è sta, vedi, il nemico col bastone, il nemico con le asce, figo, no? Morto. Ho fatto un calcio volante e l'ho sfornato. No, alle spalle, no, che mi attacchi alle spalle, non fa niente, non l'ho preso. Allora, dicevo, nella versione giapponese, qui non si svolge all'interno di un tempio, di una fortificazione cinese, come qua, ma si svolge in una città distrutta. Sul fondale si vede tutta la città, tipo, decadente, post-apocalittica, tutti i palazzi distrutti. E il terreno sotto, questo con gli artigli, guardate, il terreno sotto c'ha dei colori molto più intelligibili e quindi si vede, nella versione giapponese si vede molto meglio il pavimento in 3D. In parallasse infinito, ok? Il terreno in parallasse infinito a tre dimensioni, con questo effetto a tre dimensioni. E se volete vederlo, io tempo fa ci ho dedicato un video dove faccio proprio il confronto. Tanti anni fa ho fatto questo video dove faccio il confronto tra la versione occidentale e quella giapponese di sto gioco. E quindi Black Belt diventa Okuto no Ken, e anche la grafica è tutta cambiata, tutta diversa. No, ma io già l'avevo preso tutta energia. Oh, il trippone. Devi morire. E l'ho sfornato con pugnone. Il trippone. No, devi morire. Allora, abbiamo finito il primo livello. Il bonus quello con l'ideogramma. Ah, aspetta, ma c'è sto tizio. Che non è un tizio cinese, perché nell'originale, nella versione giapponese del gioco, questo qui è Shin. Infatti, vedete che è vestito di viola come Shin. Sul fondale, nella versione originale giapponese, si vedeva la città di Shin, ovvero la croce del sud, no? E questo, vedete le quattro colonne? In realtà le quattro colonne erano di pietra nell'originale, ed era proprio la balconata da cui Shin vede tutta la città sottostante. Probabilmente all'inizio del manga e anche dell'anime, se ricordate proprio le prime puntate, che Shin aveva rapito Giulia, no? E lui la deve andare a salvare, ricordate, no? E qui nel gioco ci sono anche tutti gli altri avversari formidabili della prima serie, della prima stagione di Kenshiro, ovvero c'è... Ecco, io sto per morire. Ecco, m'ha sfornato. Tipo c'è Raul, poi mi pare che appaiono anche i comprimari tipo Toki, questi qua, no? Comunque, manga assolutamente epico, ragazzi, veramente violentissimo, sì, ma una storia veramente epica, struggente, con... questo post-apocalittico un po' preso da Mad Max, se vogliamo, l'hanno un po' rubato i due autori del gioco, del manga, ovvero Bronson e Tetsuhara. Tetsuhara ha i disegni bellissimi, che vuol dire che fa uno dei manga anni 80 più belli. E
diciamo c'era anche un mix fra, diciamo, Mad Max e Kenshiro, perché c'erano sette arti marziali molto fantasiosi. No, Kenshiro, Bruce Lee volevo dire, perché sette arti marziali molto spettacolari ma anche molto fantasiosi. Ecco, ma sfonnato questo Shin coi baffi, diciamo. Quindi il manga è assolutamente un capolavoro. Io c'ho tutta la serie, c'ho l'edizione Star Comics, anche se c'ho anche qualche numero dell'edizione, quella più vecchia, della Granata Press, che sì, è stata la prima edizione italiana del manga, però proprio come qualità di stampa e di carta era veramente infima. Cioè, veramente la stampa fatta proprio male, 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 con le tavole tagliate, con questo inchiostro che impiastricciava tutto, tipo l'inchiostro dei quotidiani proprio, sapete, con l'inchiostro puzzolente. Vabbè, era tremenda l'edizione Granata Press, diciamocelo. Fortunatamente poi la... ecco, Game Over mi sa, ecco. Fortunatamente, dicevo, poi la Star Comics ha fatto un'edizione degna, quella che c'ho io, molto bella, con questi volumetti belli ciccioni, proprio fedeli a quelli del manga originale, che si leggevano anche da destra a sinistra come il manga originale, mentre invece i volumetti, quelli che erano da presso, erano più piccolini, anche per farne più numeri, no? Per vendere più questi furboni da Granada Press. Comunque, ragazzi, per questa volta è tutto. Questo era il gioco propostoci da Grande Cinema con Marco, che adesso ha cambiato nome, si chiama Retro Giochi con Marco. Andate a vedere il suo canale, dove parla anche... parlava, sì, nel canale parallelo con Grande Cinema parla anche di, ovviamente, di cinema. Lui è molto appassionato di film di arti marziali, quindi questo gioco è esattamente nelle sue corde. Gioco fighissimo. Vedete, c'è anche un altro boss qua, che non so chi è, forse rappresentato, sarebbe Raul forse in originale, non lo so. Qua l'hanno fatto diventare un punk con gli occhiali da sole e dietro siete la città, su una balconata si svolge il gioco, fighissimo. E vedete, questo qui è il colpo dei 100 colpi di Okuto, solo che l'hanno fatti diventare 100 calci in questa versione Black Belt, non so perché, non me lo chiedete. Comunque, fighissime, ragazzi, per questa volta è tutto. Partecipate numerosi alla sfida, ho fatto un solo tentativo, sono andato male, ma non importa. Ciao ragazzi, alla prossima!